Il meglio degli eventi sportivi. Una squadra che punta a fare bene, con tanti giovani di prospettiva, molti cresciuti della cantera locale e pronti adesso a dire la loro nel campionato di promozione 2022-2023 di calcio. È quella della Rivarolese 1906 che nella serata di venerdì 8 luglio ha presentato ufficialmente al pubblico stampa. Il sodalizio Alto Canavesano, storica rappresentanza di un football locale che crede fortemente nel territorio, ha così svelato i suoi piani, gettando le basi per un'annata agonistica nella quale la Rivarolese, capitanata dal trio formato da José Surace, Juan Carlos Surace e Andrea Mautino, vuole vestire i panni di protagonista e puntare ad essere tra le formazioni che lotteranno per il vertice della categoria. A livello tecnico, per puntare in alto, si è deciso di dare spazio a un allenatore già visto dalle parti del polisportivo, ovvero Manuel Lami. Per lui che è stato sulla panchina del Granata nel recente passato, sia a livello giovanile che di prima squadra, e dopo l'esperienza di Chivasso e Cigliano, l'obiettivo è chiaro: cercare di far crescere un gruppo che ha elementi di esperienza e tanti giovani di prospettiva. La Rivarolese, franchigia storica che ha una storia di ribello e un palmarès invidiabile, tornerà a lavorare a partire dal prossimo 17 agosto sul campo di Via Trieste, campo che è stato argomento anche di un importante passaggio nel corso della serata, vista la presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, a iniziare dal sindaco Alberto Rostagno, per proseguire poi con il vice Francesco Diemos e con l'assessore allo sport Elen Birmu. Tra gli ospiti anche Claudio Leone, attuale consigliere regionale, da sempre fortemente legato a questo club. Tra le foto finali di rito, lo scambio di saluti e l'arrivederci dopo le vacanze per iniziare la stagione, l'entourage della Rivarolese ha ribadito che il futuro è legato alla linea verde e su questa la società del presidente Surace continuerà a puntare costantemente. Degli eventi sportivi.